Allora, questo per dire che cosa? Me lo sono segnato. Questo per dire che siamo governati veramente da una massa di depressi. È gente che non capisce il senso di dove sta andando, cosa sta facendo. Sono amici di chi? Dell'andrangheta, della camorra, cioè non sanno neanche loro il senso di quello che fanno, di loro stessi. Perché costruire migliaia di metri cubi quando ce ne sono altri vuoti? Solo per fare dei soldi. E tutto questo si sta smascherando in questi anni, in questi ultimi momenti. Si sta smascherando. Oggi eravamo qua, siamo usciti, un ragazzo è passato a 300 all'ora davanti a questo benzinaio, ha detto: cosa fai? C'è della gente. Ma io devo andare a lavorare, devo fatturare, mi ha detto. Cioè, io vi giuro, cioè, devo fatturare, non ci credevo. Anch'io, cazzo, devo fatturare. Tutti noi dovremmo fatturare. Allora, perché fatturano sempre gli stessi? Questa è la domanda. Allora, per quanto riguarda quello che secondo me dovremmo fare, noi ci siamo resi conto in questi giorni che non abbiamo bisogno, cioè che abbiamo bisogno non meno di 33.000 metri quadrati. Che sono più di 1.000 metri di piano di questo posto, perché abbiamo bisogno, perché siamo una marea, abbiamo una marea di progetti nel tavolo bandi. Questa è la realtà. Basta. Ma noi non vogliamo essere illegali. Ci hanno detto: è illegale occupare le proprietà private, che cazzo fate, potevate occupare una proprietà del comune. Pensate cosa sono arrivati. Allora noi, la nostra proposta è: va bene, è illegale occupare questo cazzo di posto privato, ma a noi ci piace un casino e ci conoscono in tutto il mondo perché è il primo grattacielo occupato al mondo. Città una dentro l'altra, allora ti tolgo un quarto del palazzo della regione, ci aggiungo un pezzo di pirellone, così vi possiamo lasciare la Torre Galfa. Ce lo regalino, non lo so, lo comprassero, lo espropriassero, ci sono 5 milioni di modi. Cerchiamo di non rimanere ancorate alle solite logiche del io occupo, entro, mi sgombro, non sono fuori, sono incazzato. No, qua siamo tantissimi, ridiamo, siamo contenti di essere qua fuori, ma prima eravamo lì dentro, però ci vorremmo tornare. Quindi che ce lo regalassero, facessero come cazzo vogliono, ma noi stiamo qua finché non ce lo regalano, non ci dicono è vostro.